Siamo qui a Voci nell'Ombra con Martina Felli, doppiatrice cartoni, film e videogiochi. C'è un tipo di prodotto che preferisci doppiare invece che un altro? Penso un telefilm o un film, anche se pure con i cartoni mi diverto tantissimo perché io sono cresciuta a pane e cartoni animati, quindi sono legati alla mia infanzia e quando mi capita, soprattutto con gli anime giapponesi, mi sento una bambina in un negozio di giocattoli. Però il telefilm mi offre degli spunti in più, degli stimoli in più. Tu sei diventata famosa per il grande pubblico per il ruolo poi di Anna Baker in 13. Qual è stato poi il tuo rapporto dopo il grande successo che hai avuto questa sera col personaggio? Io non mi aspettavo assolutamente che 13 avesse un così grande riscontro, grande successo da parte di pubblico. E sono stata contattata da tantissimi fan, soprattutto nelle settimane successive alla programmazione su Netflix, e addirittura mi sono ritrovata a registrare delle dediche personalizzate perché tanti volevano un messaggio da parte di Anna Baker con il loro nome. Quindi io, nei limiti del possibile, ho cercato di accontentare più persone che potevo, e poi ed è stato bellissimo anche perché sono diventata un punto di riferimento per alcuni di loro, perché mi hanno raccontato tanti le loro esperienze di quando hanno subito bullismo a scuola o tra gli amici, e sono diventata una loro confidente ed è stato bellissimo perché li ho sentiti proprio vicini a me. Riguardo a Netflix, c'è qualche doppiaggio di altri tuoi colleghi che non ti convince e ti costringe a vedere una serie in lingua originale, oppure vedi solo roba doppiata? Allora, premetto che sono una delle pochissime persone che non hanno Netflix, ma perché non ho tempo attualmente e perché so che quando mi appassiono troppo a una cosa divento dipendente all'ennesima potenza e so che passerei troppo tempo su Netflix. Per il momento mi accontento di YouTube. Dipende dal prodotto. Comunque ho un ascolto viziato, perché anche quando vado al cinema non riesco a non concentrarmi sul doppiaggio. Quindi per me è un po' difficile godermi il film senza pensare al doppiaggio. Però nel caso degli anime giapponesi tendo a preferirli in originale perché ci sono dei doppiatori giapponesi che io amo molto e che mi piace ascoltare così. Nel caso di telefilm e film generalmente li vedo doppiati. Hai progetti futuri oppure vorresti doppiare qualcosa di preciso? Il mio sogno nel cassetto, fin da quando ho iniziato a fare questo lavoro, è doppiare un film cinema. Un film, mi è capitato di doppiare dei film che sono andati al cinema, per esempio Il Luogo delle Ombre, ma è un film di circuito un po' più piccolo. Io sogno un film che abbia un certo successo, solo che io devo fare ancora tanta strada per arrivarci, e la prima tappa importantissima consiste nel trasferirmi a Roma. Io sono toscana, ho cominciato a Milano e lavoro anche a Torino, a Roma ho avuto delle esperienze lavorative bellissime, non abbastanza, e devo ricominciare, quindi farmi le ossa. La strada è ancora lunga. In bocca al lupo. Crepi, grazie mille. Grazie mille.